Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è il 30 settembre, quindi eccomi qua con un nuovo preferiti del mese. Questo è il secondo preferiti del mese che faccio. Il primo l'avevo fatto ad agosto, vi metterò il link in descrizione e andatevelo a guardare se volete. E come vi ho detto nell'altro video, questa tipologia di video uscirà di solito l'ultimo giorno del mese, il 30, il 31... A volte magari anche prima, dipende da quando posso caricare il video. Ma partiamo subito perché è una bella lista anche stavolta. La prima cosa della lista è un programma TV, si chiama Pechino Express, immagino che tutti voi lo conosciate, che ho iniziato a guardare quest'anno, diciamo, perché l'avevo già guardato tipo un paio di anni fa, però non mi piaceva così tanto, anche perché secondo me non è fatto molto bene come programma, anzi non mi piace per niente il conduttore, cioè simpatico sì, però secondo me, cioè, quando parla si vede che non sa tanto recitare. Comunque quest'anno mi interessavano i personaggi che c'erano e in effetti guardandolo mi fa schiantare dalla risata. Come tutti sapete, i The Show sono i miei youtubers preferiti, quindi diciamo che è un po' per loro che ho iniziato a guardarlo. Poi guardandolo c'è Tina Cipollari, che è sempre prima, io non so neanche come fa a essere prima, perché guardandola penserei fosse sempre ultima, invece no, è prima. Ogni volta che parla mi fa morire. Poi ci sono i coniugi, sono i miei preferiti, secondo me sono bravissimi. E mi piacciono anche gli Emiliani, sono ganzi. Quest'anno ci piace Pino Express. Poi come secondo preferito del mese c'è un altro programma TV, perché io sono fissa con i programmi TV, ogni giorno ho un programma da guardare più o meno, e il secondo è X Factor. X Factor è sempre stato il mio programma preferito insieme a Masterchef, e ogni volta che c'è X Factor non mi perdo neanche una puntata. Quest'anno ci sono grandi novità, ovviamente Fedez c'è già da un paio d'anni, Arisa c'era già stata, X Factor, e poi ci sono due nuovi giudici di cui Alvaro Soler, e mi fa venire ancora più voglia di guardare il programma praticamente, quindi ci piace. Il terzo preferito del mese è una penna, questa penna che mi ha comprato mio babbo, gli avevo detto di prendermi delle penne per la scuola, lui me ne ha presa una, ma è una penna ricaricabile, si chiama Friction, è questa penna qua. Ed è una penna cancellabile, però non si può cancellare con qualunque tipo di gomma, ma solamente con la sua gommina qua, che è strana, che cancella solamente la penna praticamente, e non si consuma mai. E una penna a sfera che scrive benissimo, praticamente mi fa venire voglia di scrivere questa penna. L'unica pecca però è che le cariche finiscono subito, praticamente in una settimana di scuola ne ho già finite tre, questa è la terza che è praticamente finita, con una ce l'ho davanti due giorni e poi mi finisce. Come quarto preferito vi parlo di un sito che si chiama Mini in the Box, vi metterò il link in descrizione magari. In questo sito vendono accessori di ogni tipo che non costano praticamente niente, e ultimamente ho comprato due cover che non vi posso far vedere perché ancora non mi sono arrivate, perché sì, ci vuole un bel po' la roba da arrivare, ma le sto aspettando, mi sembravano molto carine, poi una volta che mi arrivano ve le faccio vedere magari e vi dico se sono veramente come mi aspettavo o se invece il sito fa schifo. Poi i prossimi tre preferiti sono canzoni, la prima si chiama Cam ed è di Jane, non so come si dica, perché è una cantante che ha praticamente appena sfondato con il suo album. Vi faccio sentire la canzone per pochissimo perché se no YouTube mi censura il video. Vi consiglio di andare a vedere il video di questa canzone, che è fantastico, è molto particolare, molto strano e confonde molto le idee. La seconda canzone che vi faccio sentire è Fading di William Bolton. Mentre l'ultima canzone che vi farò sentire si chiama Kings of Summer di IOK Fit Queen. Boh, penso sia 92 in numeri romani. Passiamo all'ottavo preferito del mese, che sarebbe un tipo di collana, che sono i chokers. Infatti la moda dei chokers è tornata, diciamo che ha preso anche me.
Ne ho tre che vi mostro, me le ha regalate Adela in realtà, non le ho nemmeno preso io. Adela è la mia amica spagnola. Questo è in raso ed è bordeaux con una stella qua, brillantinosa in mezzo. Poi ho quello classico, eccolo qua, che tutti conoscerete. E l'ultimo è semplicissimo nero, sempre in raso. Li sto mettendo spesso nell'ultimo periodo e quindi volevo farveli vedere. L'ottavo preferito del mese è una cosa che ho comprato recentemente online su Amazon, mi pare. E stavo cercando una luce per i video, perché rimangono sempre abbastanza cupi in questa stanza che ha solamente una porta finestra. Però ho trovato una cosa che mi è piaciuta subito quando l'ho vista, che è questa luce che vi mostrerò, che è qui, l'ho messa qui però non è che faccia molto. E questa praticamente si attaccherebbe al telefono, qui, dove c'è il plug per le cuffie. Servirebbe per i selfie, io non l'ho presa per i selfie ovviamente, ma per i video, perché quando è buio e uno registra col telefono non si vede mai niente. Mentre con questa ti accende proprio il LED, accendo. E poi si può scendere l'intensità, questa è bassa, no, quella era alta, questa è bassa, questa è media e questa è alta. Se la volete prendere magari vi lascio il link in descrizione e la vado a ricercare perché non mi ricordo come si chiama. Qui c'è scritto Flash and Fill in Light. Comunque guardate nell'info box che magari vi metto il link. La decima cosa sono i jeans che sto indossando, questi. Eccoli, ve li ho fatti vedere nello scorso video. Sono i jeans di Bershka che avevo ordinato online e mi sono scordata di dire nel video, tra l'altro, che sono jeggings e forse anche per questo che mi stanno. Sono la 40 e avevo molta paura che non mi stessero, invece mi stanno perfettamente. Ecco qua i pantaloni di Bershka. Prossimo preferito del mese è questo quaderno che ho preso da Tiger, si chiama 5 Subject Notebook, come c'è scritto qua, perché uno ci può fare 5 materie. Infatti ha 5 divisori di colori diversi e ci ho già scritto, ci ho già iniziato praticamente a scrivere un sacco, come vedete, per la scuola. Ve lo consiglio perché al posto di portare 1000 quaderni uno si porta questo a scuola ed è molto utile. Tra l'altro non lo tolgo mai dalla cartella perché mi serve praticamente ogni giorno. Ed è venuto 4 euro. Scusate i rumori in sottofondo. Il prossimo è un film o un cartone animato che si chiama Pets. Non so se è ancora uscito qua in Italia, sinceramente io l'ho visto appena uscito in America. Però so che deve uscire in questi giorni. Quindi ve ne parlo. Ho appena visto il trailer, mi è piaciuto troppo. È fantastico, già il trailer fa schiantare dalle risate. La mia telecamera super problematica non poteva non scaricarsi e quindi il video si è interrotto e io non me ne sono accorta. E quindi mi sono già cambiata per fare un altro video e poi me ne sono accorta. E quindi sto finendo quel video anche se sembro diversa, sono sempre io Ginevra. E quindi Pets è un film carinissimo, andate a vedere il trailer, vi metto il link nell'info box e già dal trailer ve ne innamorerete, morirete dalle risate, quindi vi consiglio di andare a vederlo al cinema. Poi il tredicesimo è un programma tv, un altro, perché come vi ho detto io amo i programmi tv. Questo si chiama Parla con lei ed è su Real Time il mercoledì sera alle 9 mi pare, verso le 9:10. Ed è condotto da Andrea De Logu, che non conoscevo sinceramente prima di questo programma. E praticamente ogni settimana una ragazza va da lei, si siedono e guardano la televisione. In televisione ci sono dei video che stanno registrando tra i ragazzi e che loro, Andrea e la ragazza che ogni settimana va là, vedono in diretta. E questi ragazzi hanno praticamente una GoPro qui nel petto. E in questo modo potranno portare la ragazza dove loro vogliono e potranno parlarci. In questo modo la ragazza deve capire chi dei tre potrebbe interessarli di più e scegliere uno dei tre senza mai vederli. Noi li vedremo ma lei no. Così alla fine scoprirà chi dei tre ha scelto, li vedrà di persona e poi vedendosi
sceglierà se continuare a vederci o se questo qui le fa schifo e quindi non vuole più vederlo, insomma finirà così. Ed è molto carino, vi consiglio di andare a vederlo su Real Time, mi raccomando, il mercoledì. L'ultima cosa di cui voglio parlarvi è un gioco per il computer che è The Sims. Io sono sempre stata una fan di The Sims, mi ricordo quando ero piccola alle elementari, avevo la varicella, stavo tutto il giorno chiusa in casa a giocare al computer The Sims. Quello mi pare era il 2, quello a cui giocavo a quel tempo. Io ho giocato a praticamente tutti The Sims, quando uscì il 3 avevo tipo tutte le espansioni e con la mia cugina ce ne scambiavamo, così avevamo un sacco di cose. E poi quando è uscito il 4, però, siccome ero già grandina, ero emozionata dell'uscita di The Sims 4, solo che dicevo, il tempo non lo avrò per giocarci, quindi è inutile comprarlo, quindi non l'ho comprato, ho aspettato che uscisse online. Ed è uscito tardi, è uscito mi pare un anno dopo, quasi un anno dopo praticamente. E lo scaricai appena uscì, solo che non ci giocai, cioè non ci ho giocato molto perché ero in America comunque a quel tempo. E non avevo spazio nel computer tra l'altro. Poi ho aggiornato il computer e mi si è fatto spazio. E ho iniziato a rigiocarci adesso, anche perché ora ho scoperto come scaricare delle cose online, tipo dei capelli, dei trucchi, dei vestiti. E quindi mi ci diverto di più perché posso vestire finalmente i Sims decentemente. Se voi non conoscete il gioco, è semplicemente una simulazione di vita reale. Ma immagino che tutti lo conosciate, sicuramente. Insomma, in questo mese devo iniziare a rigiocarci. E mi fa piacere perché è un gioco che comunque mi ha accompagnato per tutta la mia vita, cioè ci sono sempre stata fissata con The Sims io. E insomma, questa era la mia preferita di mese di settembre. Chiudo in fretta perché tanto la telecamera mi si sta per spengere come al solito. Io non so come fare con questa cosa del cavolo. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per altri video del genere, mi raccomando. E basta, vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!